Ciao a tutti, in questo video volevo farvi, cioè questo video sarà una video haul, una mini video haul molto mini, degli acquisti dell'ultimo periodo che ho fatto. E niente, allora partiamo dalle cose abbigliamento, stile, queste cose qua. E volevo farvi vedere in primis questa camicetta che ho preso dai cinesi in un negozio vicino a casa mia. E praticamente è una camicia in chiffon, taglia unica, infatti mi sta un po' larghina, cioè ci viaggio dentro abbastanza, con dei mini pois neri. I bottoni sono neri qua sulle bande delle maniche. Il colletto è normale, il primo bottone è nero e gli altri invece sono tutti trasparenti, nascosti da una seconda banda, da un secondo rivestimento. E la particolarità di questa camicetta, cioè l'ho presa perché aveva un fiocchetto nero che faceva molto stile college, molto stile divisa scolastica. Ovviamente adesso non so dov'è perché mia madre non so dove me l'ha conservato. E niente, praticamente è ovviamente un fiocchetto che, come vedete, si può togliere perché qui c'è un bottone che permette di toglierlo e farla diventare una camicetta normale da abbinare anche con qualcosa di più casual, più sportivo. Poi volevo farvi vedere queste scarpe, queste Simil Vans. Le ho prese sempre in un negozio, in un altro negozietto di cinesi sotto casa mia, e le ho pagate una cavolata, mi pare 12 euro e qualcosa. E niente, sono così. Ovviamente io le metto con la doppia calza e la soletta perché, essendo un 36, non mi vanno, perché io porto un 34/35 e le metto con la soletta, e perché praticamente sono di tela, quindi sono leggerissime, cioè adatte per l'estate, sono di tela, ma sono una tela molto sottile, cioè non, e tra l'altro non sono neanche a stivaletto come le All Star che mi fasciano la caviglia, quindi mi scappano, però sono comodissime e fanno una bellissima figura su quasi tutti gli outfit. Come terza cosa volevo farvi vedere questa tracolla, questa bellissima tracollina che ho preso sempre nello stesso negozio delle scarpe. Anche questa l'ho pagata o 15 o 17, non ricordo bene, e praticamente è nera con le fibbie qua davanti, qua c'è il taschino, qua dentro è fatta così, se ci sono dentro le cose perché l'ho già usata, ed è una misura né piccola né grande, nel senso ci sta cose, però non è neanche scomoda e ingombrante da portare in giro. Questa è la comodità davvero fatta a borsa. E un'altra cosa invece sono gli occhiali. Questi qua sono gli occhiali che ho preso tempo fa, che avete visto anche nel secondo video outfit, e sono di Pinky, li ho pagati 6,99 se non erro, o 7,99, vabbè. E sono i classici occhiali che comunque adesso si vedono di moda e hanno la protezione 3, credo, quindi non è che sono di plastica e fanno finta di proteggere dal sole, proteggono veramente, sono bellissimi. E li ho presi perché mi sono stancata di portare gli occhiali da vista, voglio impuntarmi a mettere le lenti come indosso ora, e quindi metterli in una giornata di sole. Tempo fa sono andata da OVS con le mie amiche sempre, e alla cassa c'erano quelli, svendevano degli anellini, ovviamente tutti 50 centesimi l'uno, e io ho fatto, io mi sono rifatta il bijou, cioè mi sono rifatta gli accessori. Io ho preso questo qua, questo qui, tutti 50 centesimi, questo qui. Tra l'altro l'avete visti nel secondo outfit, quello con la salopette resa versatile sia per il giorno che per la notte. Poi c'è questo qua, decorato. Questo qua, che è stata una fortuna trovarlo perché mi sta a mezzo dito del mignolo, quindi cioè minuscolo, nel senso, cioè il mio mignolo è davvero minuscolo. E l'ho preso, dato che non potevo farmelo scappare, l'ho preso anche oro, sì, c'è ancora il cosino. E poi ho preso questo qua, uno semplice, una fedina semplice, perché mi serviva. E diciamo che praticamente vestono così, cioè io li adoro. Ovviamente non vanno tutti nella stessa mano,
e tutti insieme si può mettere come si vuole, però comunque io li adoro come vestono. Questo qua è quello piccolino, lo adoro. Praticamente se anelli li ho pagati 3 euro, il che cioè proprio è ottimo, perché di solito il set di anelli costano, nel senso, due anelli, due o tre anelli te li sparano a 8 euro e una ladrata. Poi? Ovviamente avevo finito, avevo bisogno di eyeliner, vari trucchi, quindi sono passata dallo stand di Essence. Io mi rifornisco da Essence nell'OVS in Duomo, in via Torino, all'inizio di via Torino, perché è di Milano. E ho preso questo qua waterproof, che non so perché non avevo mai preso, perché è ottimo, cioè io lo adoro, non sbava, non lo so, è bellissimo. E io non so perché non l'ho mai preso, perché io prendo sempre quello di Kiko, ma quello di Kiko, qualunque base mettessi di qualsiasi tipo, mi sbavava sempre, era un disastro. Questo non mi ha ancora dato nessun problema, cioè è ottimo. E dato che in casa siamo quattro femmine e quindi i mascara vanno via così, ho deciso di comprarne due. E sono questi qua, che sicuramente avete già visto, conosciutissimi. E niente, ne ho presi due, adesso sto usando questo. Quando finisce iniziamo a usare questo. Dato che mi servivano degli ombretti nude matte, perché non ne avevo e ahimè non è ancora arrivato il momento di comprare la Naked, quel giorno festeggerò, mi ho preso questo qua, che è un nude, si chiama Vanilla Sugar. E poi questo qua, che è un marroncino, questo si chiama, è 05 My Favorite Tapping. Poi, come ultima cosa che si è aggiunta, che è stato un regalo da parte di Fe, ciao Fe, e mi ha regalato questo qua da Tiger. Ovviamente è un barattolo di quelli che si vedono adesso in giro, dove si fanno i frullati, gli yogurt, comunque. E io invece ci metto semplicemente l'acqua o la Coca-Cola, oppure il succo di frutta, e niente, ci bevo da qua, che è comodissimo, cioè io adoro bere le bevande con la cannuccia, quindi questo è l'ideale. E l'ha preso da Tiger, noi andiamo sempre da Tiger, quello in fondo via Torino, praticamente poco prima delle colonne c'è Tiger, e l'ha comprato lì. Me l'ha preso rosa, ovviamente, perché gli altri colori non mi piacevano. C'erano anche verde acqua, giallo, azzurro, io rosa. E niente, questo è stato un regalino. Mi pare che l'abbia pagato 2 euro, cioè, perché da Tiger le cose sono fighissime e costano pochissimo, cioè è bellissimo tutto ciò. E niente, questo è stato l'ultimo acquisto. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia, anche se non erano molte le cose che dovevo farvi vedere. Se vi è piaciuto, ovviamente potete lasciare un like, qualche commento dicendomi cosa vi è piaciuto, cosa avete preso in questo periodo, se anche voi conoscete, non lo so, Tiger, oppure se anche voi dalle vostre parti hanno svenduto questi bellissimi anelli così. E niente, ci vediamo alla prossima, un bacio!